Bene, cominciamo un po' in ritardo, ma viviamolo positivamente, vuol dire che le chiacchierate si sono protratte perché erano molto interessanti e quindi va bene così. E una cerimonia breve, siamo tra pochi amici, ma non per questo non è una cosa di cui essere fieri e non si tratta di una cosa importante. Come sapete, la scuola è un posto di piccoli numeri. Abbiamo pochi allievi ammessi al nostro corso ordinario, pochi allievi ammessi al corso di perfezionamento e una forte pressione per entrare. Un nostro allievo viene ammesso alla scuola all'incirca ogni 20 domande, quindi una missione che è molto, molto severa e che rende questo un posto speciale proprio per la comunità speciale che c'è al suo interno. Sembra che la prenda da lontano e forse lo è, ma in realtà voi avete un rate di approvazione ancora migliore di questo, nel senso che siete 5, ma siete 5 selezionati tra quasi 500 che hanno partecipato a questa selezione. Quindi è la nostra selezione più severa in assoluto, credo 1 su 100 approssimativamente. Quindi anche se la facciamo informalmente tra amici, potete essere davvero, davvero contenti di questo primo risultato. È un'iniziativa abbastanza nuova, questa di un giorno da ricercatore, e voi ci direte poi in privato però come ha funzionato, come vi siete trovati, quanto è stata interessante questa esperienza. E al cuore di questa esperienza c'è una struttura della scuola che si chiama VIS, di cui vedevate poco fa il logo sullo schermo, Virtual Immersion in Science, immersioni virtuali nella scienza, un'iniziativa che la scuola ha avviato per far conoscere di più al mondo esterno quello che avviene dentro la scuola, quali sono i lavori in corso, quali sono le esperienze. E questa è una delle iniziative di questo progetto, forse una di quelle più divertenti, come dicevamo. Dentro il cuore di VIS c'è Marcos Valdés e chiederei a Marcos di raccontarci questa iniziativa un pochino più nel dettaglio e darci anche un po' i numeri e il contesto. Grazie al direttore Beltram. Come appunto... Come ha già detto appunto il direttore, l'obiettivo che si propone il progetto VIS è quello di far sapere in cosa consiste fare il ricercatore e che tipo di ricerca si svolge all'interno della scuola. In questa slide che vedete sono rappresentate delle immagini a tema scientifico su 5 delle aree principali che dall'inizio hanno collaborato al progetto VIS, che sono la chimica, la cosmologia, la biofisica, fisica delle particelle e archeologia. E sono esattamente le aree, una per una, per cui sono stati premiati i ragazzi vincitori oggi di Un giorno da ricercatore. VIS è nato da un paio d'anni, è diventato operativo nel marzo del 2014, con tutta una serie di iniziative che si sono andate allargando con il passare del tempo. Qui ho fatto una slide mosaico in cui mostro alcune delle attività di questo progetto di outreach. Ci sono delle conferenze pubbliche aperte appunto a tutti, anche ai non esperti, che vengono tenute in questa stessa sala una volta al mese, ogni secondo mercoledì del mese, e che hanno avuto un grande successo di pubblico. E che appunto continuano ad andare molto bene e si sono allargate con il passare del tempo anche ad altre aree che sono la biologia e la storia moderna e contemporanea. Poi un aspetto molto importante di VIS è quello della visualizzazione avanzata dei dati scientifici e per questo sin dall'inizio VIS ha collaborato con quello che era il centro di NISLAB prima e poi il laboratorio SMART successivamente, diretto dal professor Barone, che si trova all'ultimo piano di questo edificio e che si occupa proprio di
di tecnologie per la visualizzazione virtuale, tridimensionale, immersiva di dati scientifici. Quindi è un'esperienza molto particolare, che vedete ad esempio nell'immagine in alto a sinistra, in cui i partecipanti a questa attività si sono potuti immergere all'interno di reali dati scientifici prodotti alla scuola. E recentemente abbiamo anche aggiunto un'altra attività su questa falsariga, che è l'Oculus Rift Experience, in cui utilizziamo i caschi virtuali Oculus Rift per lo stesso scopo. Cito un'altra attività che abbiamo inaugurato quest'anno in collaborazione con la biblioteca e con l'archivio della scuola, che quindi ringrazio sia il professor Menozzi e il professor Ciociola per questa bella collaborazione. Si chiama Percorsi nella storia, viene fatta una volta ogni 2 mesi e permette a un numero limitato di partecipanti, all'incirca tra 60 e 70 ogni volta, di visitare una mostra a tema all'interno della scuola, delle sedi della biblioteca e dell'archivio, su un determinato tema storico. Quindi viene fatta tutta un'esposizione di materiali, documenti d'archivio, testi di pregio, spiegati da perfezionanti ricercatori della scuola e con l'aiuto del personale della biblioteca e dell'archivio. E anche questa è un'attività che sta andando molto bene. Cito infine il sito web vis.sns.it, che nonostante appunto a giovane età ha già superato recentemente i 200.000 click e oltre 57.000 visitatori, quindi insomma numeri importanti che si aggiungono ai 3.500 partecipanti fisici a tutte le attività di VIS finora. Ma adesso andiamo all'attività protagonista di oggi, un giorno da ricercatore. Come funzionava il concorso? Questo concorso era indirizzato a tutti i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado d'Italia e chiedevamo loro di scrivere una sorta di articolo di giornalismo scientifico su una scoperta recente che li aveva particolarmente colpiti. Il tema doveva essere non troppo lungo, anche perché poi noi dovevamo leggerli, quindi doveva essere non oltre le 500 parole. E venivano valutate la struttura dell'articolo, la capacità di organizzare le informazioni in modo sintetico, di capire il tema che si trattava e di citare gli autori della scoperta, insomma fare un articolo diciamo accattivante, leggibile e corretto. Abbiamo lanciato questa iniziativa a febbraio di quest'anno, è la seconda volta il secondo anno che l'abbiamo lanciata, visto il successo della prima volta, dell'anno scorso. E c'era una scadenza per l'upload degli elaborati che era il 25 aprile e abbiamo poi selezionato 13 finalisti e 5 vincitori che siedono qui alla nostra sinistra il giorno 20 maggio. E come diceva il direttore Beltram, abbiamo avuto oltre 450 partecipanti da tutte le regioni d'Italia, quasi 500, e la giuria e i ricercatori che oggi si sono occupati dei ragazzi, che gli hanno mostrato appunto cosa vuol dire fare ricerca, proprio la quotidianità dell'attività di ricerca, sono numerosi e ringrazio tutti quanti, perfezionando Emanuele Sobacchi, Fabio Pacucci, e poi Giordano Mancini, Chiara Cappelli, Nicola Tassinato, ricercatori di chimica, Alessandro Corretti del laboratorio SITE di archeologia, il dottor Jimmy Ratto, nonché Enrico Pracucci e Olga Cozzolin del laboratorio NEST, e poi il professor Gigi Rolandi, Michael Morello e Marco Venturini per fisica delle particelle. Quindi tutti questi ricercatori della scuola hanno collaborato a questo progetto, hanno letto anche centinaia di elaborati selezionando quelli migliori e oggi hanno avuto il compito di prendersi cura dei ragazzi. Dunque, adesso dico brevemente qual è il programma della giornata per questi ragazzi. Sono arrivati ieri sera qui a Pisa, hanno alloggiato nel Collegio Carducci, che è una delle strutture in cui alloggiano studenti e perfezionanti della scuola, quindi hanno anche vissuto questa esperienza. Oggi sono stati presentati ai ricercatori che li avrebbero seguiti proprio questa mattina alle 9:15 e hanno passato tutta la mattinata con i ricercatori nelle rispettive sedi, quindi il Palazzo della Carovana, questo palazzo è quello principale della scuola normale, il Palazzo d'Ancona e poi i laboratori NEST, SAET e SMART.
Io spero che sia stata un'esperienza interessante, che, anche formativa, insomma, che gli abbia dato una guida per poi per le scelte future. Ora, appunto, come sapete, c'è la premiazione che sarà seguita da un breve rinfresco nella sala qui di fronte. Poi porteremo i ragazzi alla mensa, assieme ai ricercatori che li hanno seguiti oggi. Il pomeriggio invece inizierà con una tavola rotonda tra i ragazzi e la professoressa Maria Antonella Galanti dell'Università di Pisa, che farà una riflessione con loro su questa esperienza, da cui poi trarrà, diciamo, un articolo. E successivamente faranno un tour, diciamo, della scuola normale superiore, le sale principali, la biblioteca e l'archivio, che si concluderà con la visita al laboratorio SMART e appunto al Cave 3D, l'Oculus Rift, le cose che vi ho illustrato prima, per vedere i risultati della ricerca qui della scuola, diciamo, con una vista molto particolare. Quindi questi sono i luoghi, i vari laboratori, vedete il Palazzo della Canonica dove c'è il laboratorio SAET di archeologia, il NEST, il laboratorio SMART e poi il Palazzo della Carovana, la Torre dell'Orologio e la Biblioteca e il Palazzo d'Ancona. Prima di annunciare i vincitori, forse lascio la parola al professor Barone. Bene, ho molto poco da aggiungere se non... che mi sembra che negli ultimi anni la scuola si stia dedicando molto e giustamente, oltre alle sue attività tradizionali, a un'attività di promozione e di maggiore comprensione di quelle che sono le attività di ricerca a tutti i livelli della scuola, con tutti i mezzi anche più moderni di presentazione. Oltre alle attività che sono già state presentate, abbiamo spesso visite di scuole anche di ragazzi molto più giovani. Abbiamo le iniziative Lincei per la scuola, abbiamo i corsi di orientamento, insomma mi sembra che la scuola si stia negli ultimi anni molto aprendo a queste nuove iniziative e a spiegare o a cercare di spiegare qual è il compito di un ricercatore, che è l'attività centrale della scuola oltre alla formazione di alto livello, anche con mezzi accattivanti, però vorrei far presente che dietro questi mezzi accattivanti che utilizziamo, sia sperimentali che di visualizzazione, sia di scienze che di lettere, c'è una ricerca e c'è un tentativo di trasmettere informazioni anche articolate e complicate in maniera comprensibile. Questo mi sembra che sia un compito importante della nostra istituzione, che si è molto accentuato negli ultimi anni e che spero continui in questa direzione. Pare di non dover aggiungere altro. Ringrazio molto il professor Barone, che in quanto a cose accattivanti vi potrà vedere una delle cose più accattivanti che abbiamo qui, perché il laboratorio SMART ha una stupenda struttura e al suo interno ha questo sistema di visualizzazione 3D che è quasi utile che ci ricordi che è una cosa seria, perché è veramente molto divertente, insomma. Ma è una cosa seria. In generale, una mia battuta conclusiva è quella che questa giornata avrà avuto successo, secondo me, se l'impressione che vi porterete con voi sarà quello che la ricerca è divertente. Perché questa è la caratteristica essenziale. La miglior motivazione che io possa conoscere per svolgere questo tipo di attività è il trovarla divertente e gratificante. Anche perché vi porta via talmente tanto tempo all'interno di una singola giornata che se non vi divertite mentre lo fate non c'è modo di essere gratificati. Quindi deve essere una cosa che viene dentro di voi. Spero che da questa piccola esperienza abbiate ricavato qualcosa in questo senso. Bene, io direi che possiamo passare allora alla premiazione dei vincitori. Ok, quindi allora adesso nominerò uno a uno i vincitori. E riceverete un attestato e un premio. Qui ci sono uno per uno. Allora, la prima vincitrice è Esther Cravero, con il suo tema, il suo elaborato Dai Maya i primi fumetti, del Liceo Scientifico Vassalice di Torino, classe terza C. Guarda, dentro c'è anche una maglietta, magari tirala fuori così la vediamo.
giustamente. Poi la seconda vincitrice è Alice Gaggero con il tema Entanglement quantistico per quattro fotoni dell'Istituto Statale Scientifico Lanfranconi di Genova. Poi abbiamo Nicola Lombardi con il tema Planet Nine del Liceo Maffei Riva del Garda. Poi c'è la vincitrice Rebecca Serina con il tema Un neurone di plastica dell'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di Chiari. E ultimo vincitore, Alessandro Tofoni, con il tema Il carburo di tecnezio non esiste, per chimica, del Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto del Tronto. Bene, vi ricordo che c'è il cocktail. E... assolutamente, complimenti naturalmente ancora una volta a tutti voi. Ci servirà anche una vostra foto, così, perché come avete visto è quella che useremo il prossimo anno, ci sarete voi i nostri uomini e donne immagine per il prossimo anno per questa stessa cerimonia. Come parte della vostra full immersion in normale, poi provate anche la mensa e quindi avete proprio campionato quasi tutto. Insomma. Molti complimenti e grazie a tutti quanti per essere venuti.